regolare il manubrio perfettamente dritto sulla nostra bicicletta. È una di quelle operazioni che di fatto tecnicamente è semplice, però poco da fare. Poi saliamo in sella e ci sembra sempre che sia orientata a destra o a sinistra, ma mai perfettamente lungo il senso di marcia. Sono usciti nel corso del tempo alcuni utensili che grazie a un laser aiutano nella corretta posizione del manubrio. Io ho deciso di provarne uno, è lo Stay Straight, questo qui. Vediamo se funziona, se è efficace, oppure vediamo prima com'è fatto. So che in rete c'è la moda dell'unboxing, questo spacchettare i regali di Natale. Io non ho mai seguito questa politica editoriale, però stavolta vediamo anche la confezione, perché è simpatica, scatolina di metallo gradevole alla vista, ma vediamo il contenuto. All'interno abbiamo adesivo pubblicitario, certificato di garanzia, codice da scannerizzare per poter accedere al manuale, reperibili comunque in rete sul sito ufficiale, ma sul punto vi rimando poi alle conclusioni, all'ultima parte del video. E poi all'interno il nostro Stay Straight in versione deluxe. Che significa? Significa che ha in più questo supporto in plastica e questo gancio, serve anche per l'allineamento della sella. Qui abbiamo l'interruttore per avviare il laser e qui l'unità ottica. Questo è il vano batteria. All'interno della confezione un altro simpatico gadget, questo portachiavi, che altro non è che un giravite di precisione sia da un lato che dall'altro. Una sola notazione, sarebbero serviti qualche millimetro in più nel confezionamento, perché l'interruttore qui posto anteriormente urta contro la gomma a protezione all'interno, resta acceso e c'è il rischio che ti arrivi a batteria scarica, così come è successo con me. Comunque una 2032 a bottone e si risolve. Ma adesso mettiamolo in funzione. Manubrio e ruota completamente disallineati. Vabbè, io qui ho un po' accentato la cosa. Come si utilizza il nostro Stay Straight? Dunque, mi raccomando, vite tappo sterzo, quella che serve a regolare il precarico della sedia sterzo, allentata. Viti dell'attacco manubrio alla forcella, allentata. Rimuoviamo il supporto in plastica premendo così la pinza. Questo serve per la sella, poi lo vedremo più avanti. Fissiamo lo Stay Straight qui con le sue ganasce a pinza sul manubrio. Allora, qui sul punto importante, deve essere perfettamente centrato sul manubrio. Possiamo utilizzare il frontalino della serie sterzo dell'attacco manubrio, scusatemi, in modo tale che sia perfettamente centrato. Quindi misuriamo l'equidistanza dai braccetti qui rispetto all'attacco manubrio, perché se non è perfettamente centrato tutta la regolazione risulterà sfasata. Adesso abbasso le luci, altrimenti il laser non si vede. Forse uno bravo sarebbe stato capace di illuminarvi tutto, compreso il laser. Io non sono mai stato bravo, quindi ho dovuto metterci un poco al buio. Allora, Stay Straight centrato sulla piega, mi raccomando, tutto allentato. Avviamo il laser e a questo punto possiamo allinearlo facendo sì che il raggio laser vada perfettamente a collimare con il centro del copertoncino. Ancora un pochino e ci siamo. Come si può vedere, infatti, il raggio laser percorre completamente la linea mediana della gomma. Qui c'è un leggero sfasamento dovuto alla prospettiva, la macchina non è perfettamente in linea. Mi sposto leggermente, ecco qui. Ovviamente è molto più semplice se la gomma, come in questo caso, ha una linea centrale proprio del battistrada. Altrimenti comunque il riferimento c'è. Però mi raccomando, ancora una volta,
prestare massima attenzione a come si fissa l'attrezzo al manubrio, perché se fissiamo questo storto, beh, sarà storto tutto. Adesso ve lo faccio vedere, lo sposto leggermente, ecco qua, l'ho disallineato rispetto al manubrio e come possiamo vedere anche la linea mediana sulla ruota è diventata una linea diagonale. Quindi alla fine, beh, c'è sempre da allineare qualcosa, però forse è più semplice allineare questo attrezzo sul manubrio che il manubrio sulla nostra bicicletta. Vediamo anche la sella. Per poter allineare correttamente la sella rispetto alla linea mediana della bicicletta non dovremo fare riferimento al telaio come siamo soliti fare, ma anche in questo caso faremo riferimento alla ruota posteriore. In che modo? Dunque, lo stay straight in versione deluxe ha questo gancetto qui, questa sorta di appendini, eccoli qua, vanno fissati al rail della sella e poi questo supporto in plastica, questo tubo con questo incavo che prima avevamo rimosso, che viene poggiato al tubo sella. Quindi per prima cosa agganciamo così. Io non vedo perché non sono a favore di camera, ecco qui, e poi lo poggiamo. Ora è importante, così come abbiamo visto per il manubrio, che questo sia perfettamente in linea con la sella, perché se noi lo mettessimo leggermente storto avremmo comunque il riferimento storto, quindi dobbiamo allinearlo perfettamente. Adesso spengo un'altra volta le luci, altrimenti il laser non si vede. Vediamo il nostro raggio laser che va in diagonale lungo la ruota, quindi noi ruotiamo la sella ovviamente dopo averla allentata e facciamo collimare anche stavolta il nostro raggio laser con la linea mediana presente sul copertoncino. In questo caso, come vi ho detto, è più semplice perché c'è proprio una linea centrale sul battistrada di questi copertoncini. Comunque la linea centrale della gomma è sempre facile da individuare, però ripeto, mi raccomando che l'attrezzo sia perfettamente allineato sul carrello della sella, perché se lo mettiamo in diagonale anche la regolazione sarà in diagonale e poi possiamo stringere il tutto. È efficace allora questo attrezzo? Beh, vediamolo nelle conclusioni. Abbiamo visto come è fatto lo stay straight, lo abbiamo utilizzato per allineare la piega e per allineare la sella. Sul punto una notazione: all'inizio vi ho mostrato quel codice da inquadrare col telefonino, bene, quello rimanda a una pagina web che contiene i manuali di uso in diverse lingue, però quei manuali si riferiscono solo all'utilizzo per la centratura della piega, non indicano come utilizzarlo per la centratura della sella in questa versione deluxe che abbiamo visto, gli appendini e quel tubo. C'è una notazione, dice: se vuoi vedere come si usa per allineare la sella, clicca qui. Beh, io l'ho fatto, mi ha rimandato la stessa identica pagina di manuali, gioco dell'oca, torna alla casella di partenza e non c'è traccia delle istruzioni. Nulla di particolarmente grave, per carità, se sono riuscito a comprendere io come utilizzarlo può veramente riuscirci chiunque, però è un'ingenuità di comunicazione che andrebbe rivista. Ma al di là di questo, beh, c'è la domanda fondamentale: è realmente utile ed efficace questo attrezzo? Ci semplifica la vita? No, assolutamente, perché io nel video, ovviamente per ragioni di tempistiche, ho semplicemente mostrato come si monta, ma come si utilizza, però vedete, non è come nei video ufficiali che monti la pinza e via, subito fai l'allineamento. Assolutamente, se l'attrezzo non è perfettamente centrato sulla piega, noi non riusciamo ad avere il corretto allineamento del manubrio rispetto al telaio, e riuscire a centrarlo perfettamente è un'operazione che richiede tempo e attenzione, ancor peggio con la sella, perché questo sistema degli appendini, questo tubo, poco da fare, quando muovi la sella si muove anche l'attrezzo, perde l'allineamento, perde la sua linearità, diciamo così, e quindi la regolazione risulta sfasata e stai a perdere le ore a cercare un modo di tenere fisso questo stay straight sul telaio della sella. Quindi alla fine
a occhio, vi dico la verità, come abbiamo sempre fatto, viene meglio. Vi dico onestamente, io, come dire, a me dispiace, ecco, dispiace quando una recensione non va a buon fine, perché vedete, non è tutto marketing, come taluni credono, ci sono recensioni indipendenti. E beh, io da quando ho aperto il blog e poi questo canale YouTube che è una sua diramazione, ho sempre cercato ciò che può rendere facile e felice la vita sui pedali. Quando un prodotto si rivela inefficace, mi sembra di aver perso il mio tempo e soprattutto di aver sprecato il vostro di tempo. Però, ripeto, le recensioni indipendenti servono anche a questo. Di fatto questo Sestrite, io nel titolo ho detto gadget o meno, beh no, non è nemmeno un gadget, è inutile. È inutile perché viene meno la sua funzione fondamentale, che è quella di semplificarci la vita in una regolazione che oggettivamente è sempre stata un po' rognosa. Si perde tanto di quel tempo a cercare di ottenere l'allineamento, non si ha nemmeno la certezza, soprattutto con la sella, che poi quell'allineamento sia mantenuto, che di fatto l'attrezzo si rivela inutile. Però, come vi ho detto, le recensioni indipendenti servono anche a questo, quindi in tutta onestà non posso consigliare l'acquisto di questo attrezzo perché al di là della sua qualità costruttiva, eccetera, insomma, una volta che è regolato bene il suo lavoro lo fa, ma il punto è che ci vuole talmente tanto di quel tempo per regolarlo bene, perde facilmente la regolazione, soprattutto alla sella, che alla prova pratica, impieghiamo 10 volte tanto di tempo rispetto ai classici sistemi che abbiamo sempre utilizzato. Purtroppo questa volta è andata così, spero con le prossime recensioni di trovare qualcosa che invece vi sia utile. Alla prossima, ciao!